Può approdare in Parlamento il disegno di legge sull'autonomia? Con la firma del Presidente della Repubblica, infatti, si fa un nuovo passo in avanti nell'iter avviato in Consiglio dei Ministri da Roberto Calderoli. Ora la partita passa nelle mani di deputati e senatori, con tutte le variabili del caso, segreterie di partito, ma anche, forse soprattutto, rivendicazioni dei territori, insomma l'eterna lotta sud contro nord, in parte già in corso. Abbiamo fatto un altro passo verso questa scalata, verso la cima, verso questo diritto per i veneti, per il territorio veneto. Però come sempre abbiamo visto che c'è stata una forte resistenza, in particolare da alcune regioni del sud, dove ancora una volta si era lavata la voce di bloccare questo processo. Avevano chiesto al presidente Mattarella di non firmare, perché secondo qualcuno il processo non era costituzionale. Invece il presidente Mattarella, firmandolo, ha certificato che la nostra richiesta di autonomia portata avanti dalla regione Veneto e dalle altre regioni è assolutamente costituzionale e perciò andrà avanti. Di una firma rapida ha parlato Calderoli, ringraziando Mattarella. Di nuova tappa in linea con la Costituzione, il presidente della regione Luca Zaia. Passaggio scontato e formale, quello della firma, fa intendere invece il Partito Democratico. Il capo dello Stato ha ratificato anche il disegno di legge per la riforma fiscale. Per i Dem i nodi presto verranno al pettine. Vedremo anche quando il provvedimento arriverà in Parlamento cosa succederà. Io ho l'impressione che i contrasti all'interno della maggioranza verranno fuori. Noi abbiamo una posizione chiara. L'autonomia si può realizzare con alcuni principi fondamentali: l'unità del paese, i LEP, l'eliminazione della spesa storica e la necessità di garantire l'uguaglianza a tutti i cittadini.